Con l'obiettivo di entrare nella storia come la prima presidente donna degli Stati Uniti, Hillary Clinton ha votato intorno alle 8 del mattino, ora locale, accompagnata dal marito Bill, all'esterno del seggio, una scuola elementare di Chappaqua, città nello stato di New York, dove risiedono. I Clinton erano attesi da circa 150 persone. Prova un forte sentimento di umiltà, ha commentato la candidata democratica a proposito del fatto di aver votato per se stessa. So quanta responsabilità sia legata alla carica, so che molti contano sull'esito delle elezioni, su quello che significa per il nostro paese. Farò del mio meglio se avrò l'opportunità di vincere. 16 anni dopo la fine del mandato del marito, Hillary Clinton potrebbe giurare come 45esimo presidente degli Stati Uniti, se i sondaggi saranno confermati dagli elettori. L'ex segretaria di Stato di Barack Obama avrebbe 5 punti di vantaggio su Donald Trump, secondo una rilevazione della Reuters, e potrebbe ottenere 303 grandi elettori, oltre 270 necessari per la Casa Bianca.